innanzitutto che tipo di difficoltà, che tipo di pericolo che al tecnico rappresenta il Verona, che idea si è fatto della squadra di Mandolini? Ecco, una squadra che fa veramente un grande campionato, soprattutto in casa, hanno giocatori forti, sappiamo che per esempio davanti c'è Luca Toni, c'è anche Iturbe, è una squadra che in casa fa sempre delle belle cose, ma lo sappiamo e non cambia nulla sul nostro obiettivo, sulla nostra ambizione. Noi faremo come di solito, andremo in trasferta per vincere, per prendere i tre punti, sappiamo che forse sarà difficile, ma dobbiamo fare anche in modo che la partita sia difficile per Verona. Poi domani, tra l'altro, la terza partita in 8 giorni, le chiedo se prevede comunque di fare un po' di turnover e se davanti è arrivato il momento di Mattia Destro, che è rimasto in panchina contro la Juve. Abbiamo detto, quando ci sono 3 partite in 7 giorni e che ci sono solo 3 giorni tra 2 partite, è più difficile da gestire, ma già abbiamo la gara contro la Juve era oggi 4 giorni fa e per me sarà 5 giorni, per me è come una settimana normale. Allora sul piano fisico ogni giocatore sarà pronto e sarà bene sul piano fisico e pronto a giocare per la Juve. Ovviamente non vuole svelare le mosse giustamente di questa partita e far giocare domani in attacco in generale, però le chiedo, c'è il grande entusiasmo nel gruppo, no? Si parla di scudetto, questa parola ormai non è più un tabù, la pronunciano quasi tutti, può essere un rischio, cioè un pericolo per la Roma non pronunciare proprio la parola scudetto nel discorso proprio del proseguo del campionato? Per me non serve a niente fare di questo perché non abbiamo il nostro destino ai nostri piedi, perché c'è una squadra davanti che ha 8 punti di più, allora solo bisogna pensare alla gara di domani, fare di tutto per vincerla e dopo andare ancora avanti così e vedremo. Noi dobbiamo essere pronti se davanti c'è un calo a un momento, è solo questo, veramente solo questo. Non ho la pretensione di dire questa cosa e mai dico questa cosa. Il gioco della Roma è quello che voglio vedere, è quello. Una squadra che gioca con entusiasmo, che ha talento, ma che ha anche un spirito di squadra forte, che non mola mai e che vuole sempre vincere. Dobbiamo rimanere così fino alla fine della stagione. Ognuno è responsabile delle sue parole, io sono responsabile di me, appunto. Quello che mi piace di più è la risposta della società, che è stato chiaro, che non c'è nessuna trattativa e che Mille non è a vendere, appunto. Ma l'abbiamo già visto, Francesco e Mattia, sull'ultima partita di campionato prima della sosta. Mattia non ha giocato contro la Juve, ma ha giocato contro il Livorno e ha segnato. Vuol dire che lui, come tutti gli altri, sono giocatori importanti. Sappiamo che abbiamo ancora 20 partite fino alla fine, speriamo 21, ma ognuno deve essere pronto, Mattia lo è. La buona notizia era prima della sosta di vederlo in campo, che sappiamo che lui ha il gol nel sangue e per me veramente tutto va bene in attacco per il momento, perché gli attaccanti sono giocatori che danno di più una partita, soprattutto per le fasce, bisogna avere tutta la rosa offensiva a disposizione per poter vincere le partite, soprattutto quella di domani per il momento. Ma abbiamo preso Michel Bastos per questa cosa, perché sappiamo che lui può giocare su tutta la fascia sinistra, può giocare attaccante esterno, come ha giocato con me l'anno
l'anno a Lilla e che l'ha fatto benissimo, ma lui anche può giocare terzino sinistro, era una scelta di un giocatore polivalente, che non solo un grande giocatore, ma che è anche un uomo di grande qualità. Io sapevo che per lui era molto facile entrare in questo spogliatoio, perché lo spogliatoio della Roma è veramente bello, tutti vivono bene insieme, è più facile per un uomo come Michel di entrare qui, in questo momento. Dopo abbiamo Yedvai, abbiamo Romagnoli, se può anche abbassare Daniele Rossi, che già l'ha fatto. Per me non esiste per il momento nessun tempo, come si dice, urgenza? Nessuna urgenza, no? Vedremo, abbiamo ancora un po' di tempo per valutare, ma possiamo anche rimanere così, non è un problema. La partita non lo so, perché non so se saremo già arrivati a Verona, ma non importa, vedremo, se abbiamo tempo sicuro che la guarderò. Medi si è allenato con la squadra, allora va bene. Per me ha preso un colpo, abbiamo fatto in modo di essere prudente oggi, ma normalmente per domani speriamo che non c'è nessun problema anche per lui. Buongiorno. Bisogna fare la domanda a Miller, ma io penso rispondere per lui, che il dubbio non esiste. Sapete che i giocatori quando hanno una squadra forte, giocano in una squadra forte, per loro è anche una buona cosa di vedere arrivare un giocatore forte per aiutare la squadra. Loro sanno lucidi e sanno che con un giocatore forte di più raggiungeremo il nostro obiettivo, penso di maniera più facile sicuramente. No, Dodò è un grande talento, cresce bene, gioca bene. Toro di essere un giocatore molto affidabile, quando gioca lo fa sempre bene, lui può giocare a destra, che mi sembra essere il suo posto migliore, ma l'abbiamo visto anche contro la Juve, su una scelta importante per questa gara, l'ha fatto benissimo. Meglio avere delle scelte da fare per un allenatore, già l'ho detto, che essere senza soluzioni. Per me è una grande notizia, ma non è una nuova notizia a livello di Toro di Lissa a questo livello. L'ultima, soprattutto come abbiamo perso a Torino, era importante vincere questa partita, di vincere contro la Juve, perché abbiamo avuto questa possibilità in casa, che cambia tutto quando ci sono grandi partite, il campo può aiutare molto, l'abbiamo visto con i nostri tifosi, ma non avevamo bisogno di sapere che siamo forti, ma adesso siamo sicuri, perché la Juve non perde quasi mai, e abbiamo vinto, penso, in maniera giusta. Questo sì, può aiutare ancora, si bisogna, ma non penso che bisogna, la squadra sul piano psicologico. E soprattutto mostra anche che la Juventus può perdere delle partite. Allora sicuro che era meglio vincere questa partita che perderla, soprattutto perché andiamo avanti anche in Coppa Italia, e quello può essere interessante in questa stagione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.